Vai. Buonasera a tutti, grazie per essere bravi, una bella big applause, bravo, all'americano. Allora, grazie a tutti per essere presenti alla premiazione della gara di oggi, si è disputata la Studio Immobiliare Edward Puntala Golf Cup, gara giocata con Formula Stableford Handicap, tre categorie. I premi sono gentilmente offerti dallo Studio Immobiliare Edward, che ringraziamo. Bene, bravi. Al tavolo della premiazione il signor Edoardo Esposito, titolare dello Studio Immobiliare Edward, che ringraziamo. Grazie Edoardo. Grazie a voi. Allora, buonasera a tutti, grazie a tutti per essere presenti. Quest'anno la gara ha cambiato denominazione, siamo passati da Calzature Edward, altro negozio storico di Puntala, a Studio Immobiliare Edward. Quindi Edoardo, ti ringraziamo per aver anche quest'anno fatto parte del nostro calendario gare. E ti lascio la parola, così presenti tutti i giocatori qui, magari entrambe le attività qui su Puntala, sia la parte immobiliare che anche lo storico negozio di calzature. Certo. Grazie Lorenzo, grazie per l'ospitalità e benvenuti a tutti. Questa gara è ormai una consuetudine come Calzature Edward, che è un negozio che esiste a Puntala dal 1967. Che io ho ereditato dai miei genitori già da un paio d'anni per varie vicissitudini. A questa attività ho affiancato anche l'attività immobiliare che io svolgo a Follonica da circa 20 anni per facilitarmi un po' la vita sostanzialmente, poi perché anche io comunque sono nato qui, sono molto legato a questo territorio. Quindi quest'anno abbiamo pensato anche con Lorenzo di cambiare denominazione, poi sostanzialmente le persone che ci sono dietro sono le solite. Grazie a tutti e benvenuti a questo. Grazie. Bene, bravo. Dove ti trova? Mi trova davanti al negozio di scarpe, quindi casa e bottega, accanto al vecchio Monte dei Paschi, accanto al bancomat che non funziona mai. Insomma. Centro commerciale Il Gualdo a Puntala, va bene, quindi chi ha bisogno di calzature o chi è interessato lo conoscono tutti. Una casa a Puntala, un appartamento per la stagione 2025, da acquistare o da vendere anche e soprattutto. Bene, benvenuto. Bene, grazie. Grazie a tutti, proseguiamo con l'assegnazione dei premi. Il primo signore sover 60, purtroppo non è presente, Franco Turri. Bravo, bravo Turri. Bravo. Bravo Franco. Invece è appena arrivata la prima ladies con 29 punti, Grazia Collina. Brava la Grazia Collina. Collina, complimenti. Ecco qua, perfetto, brava. Nella terza categoria con handicap di gioco da 27 a 36, secondo nel netto 35 punti, Fabio Auteri. Bravo, bravo. Prego, io consiglio di venire a visita. Grazie, Fabio. Grazie. Ok, perfetto. Molto bene. Grazie. Vincitore, grande punteggio della terza categoria, 40 punti, Massimo Girondi. Bravo Massimo. Guarda la bella cornice, Così si torna a stampare qualche foto. Grazie. Complimenti. Grazie Lorenzo. Bravo, 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 bel punteggio. Ok, perfetto, bravo. Grazie molte. Passiamo adesso alla seconda categoria con handicap di gioco da 17 a 26. Ieri ha fatto lezione e quindi ha già iniziato a dare i suoi punti con 32 punti, Alessandro Alessandrini. Bravo, bravo Alessandro. Scusatelo, Scusatelo. Grazie. Complimenti. Grazie mille. Bravo. Corrado, perfetto. Colleghi, siete colleghi, Sì. Siamo colleghi. Roma, Milano. Ah, però. Ma io sono bello. Grazie. Bene, complimenti al maestro. Vincitore della seconda categoria con 36 punti, è fisso, abbonata ai 36. Sì. Franco Cincetti. The best senior over 60. Bene, Franco, te l'anno prossimo se hai bisogno, che appuntala Edoardo, mi raccomando, Perfetto, bravo Franco. Vai. Prego. Passiamo adesso alla prima categoria con handicap di gioco fino a 16, secondo nel netto Luca Tolentino, 30 punti. Bravo, perché non lo vedo, è andato via. Vincitore del primo netto di prima categoria, 39 punti, Angelo Mascolo. Bravo Angelo. Bravo, il vincitore. Bene Angelo, bravo, bel punteggio. Ok, bravo.
Vai. E vincitore del primo lordo con 28 punti, Marco Vignali. Bravo. Bravo. Marco. Io riguardo il premio, la cornice grande, questo qui. Bene. E adesso okay, una perfetto. Bella